Ciao a tutti e bentrovati con i consigli della rubrica Impatto Quasi Zero, dove vi propongo ricette a base di quello che normalmente si butta via. La ricetta di oggi sono frittelle di bucce di patata con salsa yogurt e aneto. Cominciamo dagli ingredienti. Per prima cosa vi servono 1 chilo di bucce di patata, ovviamente usate le patate per quello che preferite, tenete da parte le bucce. 3 uova, 1 spicchio d'aglio, 1 cipollotto, succo di mezzo limone, aneto, lo yogurt per la salsa, sale, pepe, peperoncino e 1 goccio d'olio. Per prima cosa laviamo bene e asciughiamo il cipollotto e le patate. Partiamo con affettando il cipollotto in maniera sottile, scaldiamo 1 cucchiaio d'olio in padella e facciamo appassire dolcemente. Nel frattempo sbucciamo con un pelapatate e tagliamo a julienne le bucce. Ora aggiungiamo le bucce di patata al cipollotto saltato e lasciamo cuocere per qualche minuto. Rompete le uova e versatele in una ciotola. Uniamo quindi 1 cucchiaio di farina e mescoliamo. Versiamo quindi il composto di bucce di patata e cipollotto e amalgamiamo bene. Con 1 cucchiaio versiamo 1 cucchiaio di composto nella padella ben calda con 1 filo d'olio e lasciamo cuocere le nostre frittelle ben distanziate. Prepariamo la salsa allo yogurt. Cominciamo dallo spicchio d'aglio che dobbiamo tritare finemente. A questo punto uniamo lo yogurt bianco, l'aneto, 1 pizzico di peperoncino, il sale, il succo di mezzo limone e mescoliamo. Siamo pronti per impiattare. Mettete circa 3 frittelle in ogni piatto e poi non rimane che completare con la salsa di yogurt e aneto. Chi vuole assaggiare?